Ciao ragazze, ciao ragazze, bentornate su un nuovo video. Scusate l'orrenda location, ma vi prometto che saranno uno degli ultimi video che farò qui in macchina, perché tanto dalla settimana prossima andrò a casa mia, quindi a casa mia nuova, quindi avremo una location migliore della mia macchina. Ma o lo facevo adesso o comunque avrei dovuto aspettare almeno un'altra settimana per rispondere alle vostre domande, quindi ho deciso di farla adesso. Ma cominciamo subito con le domande, perché me ne avete fatte tantissime sul post che vi ho lasciato su Instagram e quindi ovviamente non riuscirò a rispondere a tutte, però insomma cerco di rispondere a quelle più gettonate, quelle insomma, perché poi tante ragazze mi hanno fatto le stesse domande, quindi insomma vi risponderò a quelle, anche se per alcuni argomenti che io ho già visto farò un video a parte, perché questi argomenti meritano più tempo, un video dedicato, ecco. Allora, questo qui è il post che vi avevo lasciato su Instagram. Cominciamo tutto. Che vogliamo cominciare tutto? Tra l'altro stasera, tra tipo poche ore, comincerà la festa di compleanno di mio fratello, quindi arriverà un casino di gente. Se mi vedono qua in macchina a parlare da sola, già pensano che sono matta. Se mi vedono così, ciao. Allora, Perry Ale 2004 mi chiede: sei bellissima e ti adoro tantissimo. Grazie tesoro. Quale genere di musica ascolti? Qual è la tua canzone preferita? Quante relazioni hai avuto? Allora, quale genere di musica ascolto? Io ascolto un pochettino tutti i generi, però quello che mi piace di più è latinoamericana in assoluto. La mia canzone preferita però non è latinoamericana, ma è Ico della Luna, o in italiano si chiama Figlio della Luna, che è una canzone bellissima, tra l'altro è un valzer. Io ballavo a livello agonistico, quindi insomma un valore un po' importante per me. E quante relazioni hai avuto? Allora, di storie serie, quindi di fidanzamento stiamo parlando, ho avuto la mia prima storia, due, con la relazione che ho adesso sono quattro, diciamo quattro storie importanti. A ti adoro, salutami per favore. Ciao Perriale, un bacione. Poi, allora, sia trattino basso 1993 mi scrive: ciao Elisa, volevo farti una domanda, forse un po' impegnativa, essendo comunque a conoscenza della tua relazione, come tutti, cosa ne pensi del fatto che finalmente l'Italia abbia approvato le unioni civili e abbia smesso di vivere nel Medioevo? Ti ringrazio se risponderai alla mia domanda, un bacio, come sempre sei bellissima, grazie cucciola. Allora, finalmente, che cosa ne penso? Sono contentissima, anche se comunque non è che siamo arrivati chissà dove, però è sempre un piccolo passettino. Ma io anche prima, cioè, sono sempre stata a favore di tutto ciò, prima che mi toccasse personalmente la cosa. Poi io, ragazze, lo sapete, io sono stata per tantissimo tempo all'estero, quindi per me alcune cose rientrano non nella normalità, di più, e vedere adesso, cosa che mi capita, vedere in giro gli sguardi delle persone che alcune volte ti guardano come se tu fossi una pazza o come se stessi facendo qualcosa di illegale, a me mi lascia veramente, cioè, inorridita. Ma non perché mi tocchi personalmente, perché a me non me ne frega niente, ma per queste persone, cioè, ma come cavolo vivete? Cioè, ma aprite la porta di casa e uscite fuori e respirate, ragazzi. Poi, allora, Mary Malucelli mi chiede: come hai deciso di fare la youtuber? PS, sei fantastico, un bacione, mi potresti salutare? Mi chiamo Maria Stella. Ma certo, ciao Maria Stella, ciao tesoro, e grazie per la domanda. Allora, come ho deciso di fare la youtuber? È nato tutto quanto per gioco, così, perché comunque era un periodo che ero a casa, era un periodo che vedevo sempre video su YouTube, mi tenevano particolarmente compagnia, erano andati a sostituire quella che era la televisione, ma anche tuttora io preferisco guardare i video su YouTube che la televisione. E quindi poi un giorno ho pensato, dico, ma Elisa, perché non provi ad aprire un canale anche tu? Comunque hai molti interessi, soltanto così per provare, provaci. Ho provato e adesso eccomi qua. Insomma, ecco perché ho deciso di fare la youtuber. Cioè, alcune volte è bellissimo, altre volte è un pochettino più, quando li cominciano a criticare tantissimo, quando li cominciano a insultare pesantemente, non è poi così tanto bello. Però alla fine, cioè, ne vale la pena per le persone come voi che mi vogliono bene. Io sento questo bene, io ve ne voglio davvero a voi, anche se non ci conosciamo. Mi piacerebbe tantissimo avere delle amiche come voi, davvero, ragazze. Allora, poi Corinne Contessi mi chiede:
Ciao Eli, ho tantissime domande da farti. Che scuola superiore hai frequentato? Qual è il tuo sogno? Farai dei video su brufoli, punti neri, ad esempio come si possono curare? PS, degli occhi bellissimi. Grazie, cucciola. Allora, che scuola superiore ho frequentato? Ho frequentato la scuola superiore, come scuola superiore, il liceo delle scienze sociali. Il mio sogno è quello di realizzarmi, ma realizzarmi personalmente, cioè realizzarmi non più debba fare chissà che, ma di essere realizzata, di avere accanto una persona che mi ami quanto io l'amo, di avere un lavoro che mi permetta di stare bene. Nella mia normalità è di viaggiare tanto, viaggiare, viaggiare tanto. Insomma, questi qua è il mio sogno più grande adesso. Non sogno più di diventare una ballerina famosa, di diventare una modella famosa, di diventare il presidente degli Stati Uniti d'America. Questi sono i miei sogni. Poi c'è Ciao Salve che mi chiede: preferisce la Germania o l'Italia? Cioè, ovviamente sono affezionata all'Italia e poi, cioè, come terra è bellissima, la Germania mi piace tantissimo, anche le persone sono, insomma, sono, mi piacciono, però cioè, il calore che c'è qua in Italia solo qua sta. Poi c'è allora Nardi Gray mi scrive: Eli, scusa la domanda, scusate il WhatsApp, ma è di mio fratello il telefono. Eli, scusate la domanda, forse un po' personale, ma come ha affrontato l'argomento omosessualità con la tua famiglia? Come l'hanno presa? Un bacio, adoro i tuoi video, mi rilassano tantissimo. Allora, questa è una domanda un pochettino impegnativa, e proprio di questo argomento che vi parlavo all'inizio, per con cui voglio fare un video dedicato a come ho detto ai miei genitori questa cosa e come l'hanno presa. E già vi annuncio che non è stato facile, non è tuttora facile. Però, insomma, diciamo che stanno capendo. Quindi rispondo a questa domanda: sì, ho affrontato l'argomento. Come l'hanno presa? C'è una differenziazione tra mia madre e tra mio padre su come l'hanno presa. Ecco, su come l'hanno presa. E adesso diciamo che le cose stanno migliorando. Comunque, se vi interessa, cosa che so che vi interessa perché me l'avete chiesto in tante, prossimamente, anzi se non il prossimo video, vi farò un video su come ho detto ai miei genitori questa cosa, su come l'hanno presa, su come l'ho presa io la loro reazione. Ecco. Poi c'è Giada.merlo04 che mi scrive: ho appena finito di guardare il tuo video, fantastico, grazie Giadina. A che età hai fatto il primo buco? Ti adoro, penso primo buco che si intenda primo buco, neanche me lo ricordo perché me l'ha fatti mia mamma sulle orecchie quando ero proprio piccola piccola. Poi c'è Ferenike23 che mi chiede: ciao bellissima, adoro i tuoi video e condivido il tuo amore per gli animali. Ti vorrei chiedere come hai conosciuto Giacomo, quando hai capito di essere omosessuale, come fatti a dirlo ai tuoi genitori? E poi ultima domanda è, il tuo presente quanto uguale e quanto diverso è da come immaginavi fosse? Ti mando un abbraccio, sei adorabile oltre che bellissima. Grazie tesoro. Allora, prima domanda: come hai conosciuto Giacomo? Ci siamo conosciute su Instagram, poi abbiamo cominciato a parlare, sta arrivando anche mia zia, poi abbiamo cominciato a parlare, a conoscerci sempre di più e poi ci siamo viste. Comunque poi vi racconterò magari in un altro video la storia più approfonditamente, però comunque diciamo questa qui, ci siamo conosciute sui social. Quando hai capito di essere omosessuale? Anche questa domanda è un pochettino, cioè rispondere così velocemente non è facile, però più o meno la cosa è avvenuta l'estate scorsa. Come fate a dirle ai tuoi genitori? Già ho risposto prima a questa domanda. E poi l'ultima domanda che mi piace tantissimo: il tuo presente quanto uguale e quanto diverso è da come immaginavi fossi? Totalmente diverso, non avrei mai immaginato questo, quindi totalmente diverso. Poi c'è Micol-Mussida03 che mi scrive: colore preferito? Rosa. A che età il primo bacio? 14 anni. Cosa cambieresti del tuo passato? Una persona con cui sono stata, proprio la cambierei, la cancellerei totalmente, quindi un mio ex. Ciao, sei bellissima, ti adoro, mi saluti. Ma certo, ciao Micol, un bacione. Poi c'è c'è Eli-01 che mi chiede a che età hai avuto il primo bacio. Ho già risposto: sei bellissima, sei la mia youtuber preferita, mi puoi salutare. Certo, ciao Eli, ti adoro, ci tenevo a leggere questo commento perché so che lei mi segue sempre. Io ragazze, cioè, riconosco e so, adesso vi conosco anch'io, so le persone che mi seguono e mi scrivono sempre, ormai diciamo, siamo delle amiche virtuali.
Ah, poi c'è Same Revolution che mi chiede: se ti dessero tempo un'ora per spendere 100.000 euro, cosa faresti per prima cosa? Mi saluti? Innanzitutto, assolutamente sì, ti saluto. E se mi dessero un'ora, Trilli, basta! Il cane. Se mi dessero un'ora, la prima cosa che farei, prendere l'aereo e andare a Miami. Per prima cosa. Poi c'è angi.attila.mario che mi chiede: quali sono i tuoi principi di vita? Ti seguo sempre e ti adoro, anzi ultimamente avrei voluto facessi più video, mi rilassano, fanne tanti altri. Un bacione da Angela from Sicily, Trapani, from Sicily, Sicily, ce la fai a parlare Elisa? Io adoro la Sicilia, adoro il cibo siciliano, cioè troppo. Allora, quali sono i miei principi di vita? I miei principi di vita è... essere il mio principio di vita, essere sempre se stessi, fregarsene delle opinioni degli altri quando vanno a, a ledere la nostra felicità, e essere sempre se stessi non a discapito degli altri, ma con le proprie forze. Questo, diciamo, è il mio principio di vita. Poi c'è Quadrilottera che mi chiede, mi scrive: fantastica domanda, punto interrogativo, grazie tesoro. Che dieta e che allenamenti segui? È un fisico pazzesco. Allora, ultimamente vi dirò la verità, ragazze, non sto seguendo neanche più un allenamento, cioè sto facendo niente perché sono impegnatissima. Dieta non ne seguo, non ne seguo davvero. Certo non mangio tutti i giorni schifezze, ma ogni tanto le mangio. Però non sono proprio una mangiona io, quindi mangio quello che... cioè i dolci, sono patita di dolci, però per il resto non è che mi abbotto, ecco, questo è. Poi c'è, allora, andiamo avanti. Sabrina Testa che mi scrive: c'è qualcosa che non ami o che non ti piace particolarmente del tuo fisico e del tuo carattere? Allora, cioè del mio fisico no, forse i miei piedi non mi piacciono. E del mio carattere, che alcune volte sono, su due cose, alcune volte sono troppo sensibile, alcune volte sono troppo impulsiva. Qua poi mi scrive: da cosa hai capito che avevi interesse verso una ragazza? Cioè, dato che prima stavi con un ragazzo, spero risponderai. Allora, come l'ho capito? L'ho capito proprio mentre stavo con un mio ex ragazzo. Ho capito questa cosa e poi se vi interessa vi racconterò come io ho capito di avere interesse nei confronti di un'altra persona, perché non è stato così, cioè non è che io ho conosciuto Giaco e poi sono messa con lei, no, ci sono state prima delle cose precedenti. Quindi se vi interessa un video del genere, scrivetemelo qui giù nei commenti e ve lo farò. Poi c'è Mara-Rossetti che mi scrive: quando hai fatto il tuo primo tatuaggio? Sei bellissima, ti adoro. Allora, il mio primo tatuaggio l'ho fatto tipo 5 anni fa, quindi ero già grandina. Ed è, sono praticamente le due stelline che ho sul piede, bruttissime, però vabbè. Poi c'è Robby col trattino basso che mi scrive: come ti trovi a frequentare la scuola di estetica e riguardante quest'ambito che progetti ha per il futuro? Baci. Allora, come mi trovo a frequentare la scuola di estetica? Sinceramente ultimamente non la sto frequentando tanto, ho iniziato perché avevo delle idee lavorative, che adesso queste idee lavorative non ci sono più, però comunque è arrivata la fine, devo prendermi il diploma e adesso farò l'esame e finirò sta scuola e non vedo l'ora. Poi c'è Ale-Sorz che mi scrive: premetto che impazzisco per i tuoi tatuaggi, volevo sapere se ne hai in progetto altri, ti adoro, un bacione Ale. Grazie Ale, assolutamente sì, ho in progetto altri tatuaggi. Il prossimo che farò, che è sempre su questo braccio qui, mi farò un mandala qui sulla spalla, assolutamente sì. Questa mi piace tantissimo. Allora, Giulia-GGGG-. Se potessi vedere il trailer del tuo 2016 e vedresti Giacomo, quale sarebbe la tua prima reazione? Seconda domanda: se vincessi 50.000 euro alla lotteria, come faresti una prima cosa? A questo ho già risposto prima, ma quella del trailer, la mia reazione sarebbe questa. Are you serious? Cioè, stiamo scherzando? Questa sarebbe la mia reazione, qua, detto tutto. Poi c'è Mister-Pink Trick che mi scrive: ciao, domanda, qual è la cosa di cui va più fiera? L'essere stata capace di essere me stessa e fregarmene degli altri. Di questo vado molto fiera, perché molte volte ho rinunciato a essere me stessa, e non parlo soltanto in ambito sessuale, omosessualità, ma in generale, per far contenti gli altri, e non lo fate mai, non lo fate mai. Poi c'è Alessia Landini che mi scrive: il tuo piatto preferito? Ti piace cucinare? Sei bellissima e ti adoro, un bacio da Alessia. Ciao,
Ale, allora il mio piatto preferito è la pizza o gli spaghetti in bianco, quelli fini fini, tipo vermicelli, quelli in bianco o parmigiano, quelli sono i miei due piatti preferiti. Ti piace cucinare? Assolutamente no, sono un disastro. Poi c'è Rebbi Caso che mi scrive: sei più legata a tuo papà o tua mamma? A tutti e due. Quando gli hater si offendono, le rispondi o le lasci stare? Il tuo nome ti piace? Salutami. Alcune volte rispondo, alcune volte li lascio stare, alcune volte li blocco. Questa è la reazione che hanno gli haters. Ti saluto, assolutamente sì, ciao Rebbi. Il tuo nome mi piace? Sì, ma tante ragazze mi hanno scritto: ma il tuo nome mi piace, ma perché è brutto, Elisa? Cioè, non ho capito se è una domanda che si fa o perché. Sì, mi piace, sì. Allora, andiamo avanti perché tantissime ragazze, insomma, mi hanno chiesto come ho capito della mia omosessualità, come ho conosciuto Giacomo e ve l'ho detto, come l'ho detto ai miei genitori. Quindi, siccome la maggior parte delle domande erano su questo argomento, io adesso ho risposto un pochettino a queste domande, però vi farò proprio un video a parte in cui vi parlerò solamente di questo argomento qui, perché parlarne in un video ask è troppo limitativo, secondo me, per parlare un argomento delicato come questo qui. Poi stavo leggendo le domande e qua c'è il mio amore che mi ha scritto: Giacomo, ha scritto Do you want to marry me? Sotto l'ask. E io ho risposto Before I want ring. Qui c'è Serena Di Biagio che appunto mi scrive: come hai capito di provare qualcosa di più di un semplice amicizia per Giacomo? Grazie. Allora, questa qui è una. Trilli, posso finire il video? Questa è anche una domanda un pochettino più complicata, perché nel senso io già diciamo con Giacomo ci siamo conosciuti a dicembre, ma il mio capire di avere attrazione nei confronti di qualche ragazza era nato prima, quindi quando ho conosciuto lei già insomma avevo un pochettino più di consapevolezza, quindi di questo vi farò un video a parte. Poi c'è Elisa trattino basso Casari che mi chiede: come è cambiato il tuo modo di vestire negli anni? Che scuola hai frequentato? Tatuaggi in programma? Le due ho risposto. Come è cambiato il mio modo di vestire negli anni? Tantissimo, cioè ho cambiato tantissimo. Se rivedo le mie foto vecchie, cioè mi prendo in colpo su come andavo in giro, ma penso questa qua è una cosa che succede. Trilli! Che succede un pochettino a tutti quanti, cioè. Perché per il momento siamo vestite perfette, poi magari andando avanti con gli anni le mode cambiano, rivediamo le foto e ci prendo in colpo. Anche Cristi Carmine mi scrive: come hanno preso i tuoi familiari la reazione come una donna? All'inizio malissimo, quindi vi anticipo questo. Poi c'è SimoxXSN che mi scrive: io ho una richiesta più che una domanda, potresti fare un video sulla tua skincare del viso e sui prodotti preferiti per il trucco base occhi e labbra? Grazie mille, un bacio. Ciao Simo, assolutamente sì, anche perché ho tantissimi prodotti nuovi che voglio farvi vedere, voglio farvi conoscere. E allora, Carolina Gamberuzzi mi scrive: cosa ti spaventa del futuro? Ti adoro, un bacio. Ciao cucciola. Cosa mi spaventa del futuro? Oh, sicuramente del futuro mi spaventa perdere le persone care. Questa è la cosa che mi spaventa di più. Ileniuccia, ti riconosco. Mi scrivi sempre. Ciao piccola Elisa, ti seguo ormai da tanto e mi sono troppo affezionata a te. Volevo chiederti come hai conosciuto Giacomo, già risposto, e poi come vedresti il tuo futuro. Che viaggio è un progetto, ti abbraccio. Viaggi ne ho un progetto tantissimi, non so ancora le mete, ma ne ho un progetto tantissimi. E come vedo il mio futuro, ovviamente con la mia compagna, con un lavoro e viaggiando tanto. Questo è come vedo il futuro. Poi c'è Vanessa Sarozzo che mi scrive, con questa chiudo questo video perché sennò faccio un video di mezz'ora. Hai mai avuto a che fare con il bullismo? Se sì, puoi raccontare la tua storia, sei bellissima, un bacio. Fortunatamente non ho mai avuto a che fare col bullismo. Forse se può essere chiamato bullismo, una volta il ragazzo tipo, ma che, perché era innamorato di me e per questo mi ha tipo alle medie, ma tipo menato, sì, ma tipo menato. Questa qui però non si può parlare di bullismo e anche questo è un argomento molto delicato e è incommentabile quello che alcuni ragazzi fanno. Con questa domanda chiudo questo video che è venuto lunghissimo perché vedo è di 20 minuti. Se volete farmi altre domande, ditemelo, così magari tra un po' di tempo farò un altro post su Instagram e farò un altro Ask Elisa hashtag 2 per la seconda volta.
E niente, spero di aver risposto più o meno a tutte le vostre curiosità. Presto vi farò il video su cui vi racconto anche la mia esperienza, perché mi sembra giusto farlo, non perché... Mi sembra giusto farlo perché voi volete sapere le mie cose, ma perché io spero di aiutare e dare una mano alle persone che qui in Italia purtroppo si ritrovano ad essere chiuse in gabbia, perché c'è tantissima gente che considera ancora il fatto di stare con una persona dello stesso sesso una malattia, o vedete come un mostro, e sta cosa la trovo schifosa. Quindi se con il mio video posso aiutare qualcuno, ne sarò ben felice. Farò prestissimo questo video, farò tantissimi video outfit, perché tra l'altro anche video haul, perché ho fatto un ordine, un mega ordine da Forever 21. E quindi tesori, un bacione e ci vediamo al prossimo video.